analisi fotografica volessi differenziare i rossi dai gialli, dai verdi, una cosa del genere. Quindi vorrei proprio che ti facessi un'analisi cromatica di questo tipo, delle vocali e delle consonanti, per capire in quali zone della luce della voce vuole andare, quindi se in alcuni punti del verso della stanza oppure in alcune stanze rispetto ad altre si concentra sulle parti luminose, eccetera. Cioè, come ti fa muovere l'energia all'interno? Siccome qui le vocali sono particolarmente strutturali, abbiamo visto, pittoriche, fotografiche, significative di tutta una realtà, sono, nelle vocali c'è la scenografia, c'è l'odore della città, il colore della città, ci sono un sacco di cose. Vorrei che tu ti facessi proprio un'analisi che prescinde dal lemma nella sua interezza, non solo come oggetto sonoro, e come nel suo significato e nel suo significante, ma anche nelle sue componenti, perché secondo me ti potrebbe aiutare, cioè proprio capire qui devo stare su queste vocali, su questa apertura, quindi su questo tipo di legato. Non devi soltanto dire delle parole, ma startene proprio sulla parte più atomica, più molecolare. Anatomica della parola. Anatomica, grazie, esatto, anatomica della parola. E quindi sicuramente una pagina solo per le consonanti e una pagina solo per le vocali. Poi, o su una terza pagina o a margine, ti scrivi bene tutte le rime e tutte le assonanze, cioè ti fai un'analisi delle rime e delle assonanze, tutte, anche di quelle interne, perché ti si apriranno anche lì dei nuovi portali e delle nuove idee che andranno poi a colorire il personaggio. Cioè, voglio creare proprio tutto un sostrato. Proprio perché lo scoglio principale tra te e quest'area era nel testo, voglio creare tutto un sostrato che crei un immaginario che quando la canterai deve essere tutto fuorché la guida del touring club, insomma. Sì. Prendo il libretto intanto. Credo che nel caso specifico sia un lavoro non gratuito e anzi molto interessante proprio per questa ascendenza forte. Con la poesia delle origini che era fatta tutta così. Perché è anche interessante capire molto spesso nei personaggi, è anche interessante capire quando le rime sono brutte. Ok, per esempio, quindi che ne so, Fior di Ligi che dice paventa il tristo effetto di un disperato affetto, è un escamotage drammaturgico per dire stai un attimo esagerato. Cioè, tu, ma un po' too much, esatto, è un po' fuori luogo, un po' forzato, un po' caricato. Per esempio, tutte le suggestioni, cioè vorrei che tu facessi un inventario di quest'area, come se le parole e le vocali e gli atomi delle parole, quindi l'anatomia della parola, ma anche l'inventario delle parole, per esempio, tutti questi sono aggettivi. Tutti questi sono aggettivi che indicano direzione, tutti questi sono aggettivi che indicano colore. Questi aggettivi si rimandano per esempio torto e torracchione. Ci vedo, non so perché il nasone pare un torracchione per così. Perché per così? Per così, per così, per così, per così, per così, per così, che vuol dire quel per così? Ok? È questo torto iniziale, cioè questa stortura iniziale. È solo il torto che hanno loro o è già un torto, E uno poi naso si può dire appunto naso torto. torto? Mi sembra già un inizio di ritratto che tu stai facendo di quest'uomo, che c'ha questo, una cosa quasi lombrosiana, no? C'è questo fatto del vedere il crimine nella fisionomia del personaggio, anche perché poi gli dai del vile. Ah no, scusami, è fine, non è vile, è Fine. fine, sì. C'è qualcuno che canta è vile, perché mi rimane sempre, ho un è vile nelle orecchie. E poi tutte le rime interne, tipo schicchi, occhi, torracchione,
Quindi l'elemento icchio, occhio, acchio, tutto, dove torna, fino a quando torna, è proprio di una strofa o si ripercuote dappertutto? E che immagine sonora dà? Aspetta, c'è questa parola contado che poi si riprende nel parentado. Dal punto di vista di chi deve pensare una rima, la rima in ado è molto rara nella lingua italiana, cioè ci sono pochissime parole, perché c'è arcivescovado, contado, parentado, ed è un suffisso abbastanza strano, ed è una variante di ato, praticamente ado, ato. Sì. E quindi cercare di capire come la vuole usare, perché voglio che tu ti diletti a fare che diventi una, non l'elenco, la guida del Touring Club, ma quasi che tu vada lì, come quando si va dal tappezziere e ti fa vedere una di quelle cartelle colori pazzesche, sai, dove ci sono veramente tutte le sfumature possibili e tutti, non so, i ricami possibili, e devi fare un lavoro, cioè devi tessere la voce, devi filtrare questa voce attraverso tutte le possibilità possibili. Quindi deve diventare un inventario dei lemmi da un punto di vista sintattico, grammaticale, anatomico, della funzione del discorso, eccetera, perché saranno gli strumenti di lavoro attraverso cui deve passare lo strumento principe, che è la voce, che quindi deve essere letteralmente messa alla prova, come la lingua italiana nella Divina Commedia, capito? Cioè deve essere filtrata in tutti i registri possibili, in tutte le cantiche, eccetera. E quindi poi dobbiamo capire perché lo stornello, come ottenere certi effetti, e sopra costruirci anche il personaggio, su cui mi sono poi venute delle idee, ok? E quindi già scrivendo vocali e consonanti capirai tante cose, perché vedrai dove compaiono tante C, dove compaiono tante T, subito la Z, se compare, quando non compare, già da questo, e non ci vuole in realtà tanto tempo, ma già da questo ti farai un'idea. Poi capirai quanti suffissi ci sono, quelli in ino, quelli in acchio, quelli in etto, eccetera, ok? Ok. Quindi mi piacerebbe molto questo lavoro preliminare, perché ti organizza già mentalmente, cioè ti dà tutta una griglia mentale a cui appigliarti nel momento dell'interpretazione, che sovrapposta a quella del personaggio che faremo ti darà una ricchezza di spunti e anche favorirà anche il focus sulle cose che ci servono e che ci serve far vedere, perché se non le vediamo noi non le vedranno neanche gli altri, e sentiranno il solito pezzo cantato nel solito modo, togliendo l'attenzione dall'aspetto performativo del suono, che deve diventare qui assolutamente funzionale. Cioè non solo il suono sarà non bello, bellissimo, però qui deve diventare proprio tecnico, cioè dobbiamo fare proprio un lavoro da atelier di pittura, capito? Qui c'è il puntinismo per questa ragione, perché dobbiamo vedere questa cosa, qui la pennellata diventa più così perché dobbiamo vedere quest'altra, eccetera. Quindi una super zoomata nel dipinto, e poi ci riallontaniamo e vediamo anche, sì, la Maddalena con, ok, certo. Ok, con gli occhi neri. Con gli occhi neri, benissimo. Allora, non cadere. Questa cosa della tastiera accesa, spenta, oggi me la devo ricordare. Mi hai mandato l'aria, aspetta. Sul soggetto discendano, certo. Sono i dotti. Sì, certo. Peraltro, guarda, sul libretto non ho scendandi, o così scendano i dotti in arti e scienze. Questo, ma ti dico di che anno è il libretto, perché l'originale, ricordi, è antico. Proprietà, ricordi, 1918. Questo è il libretto del 1918. È il libretto dell'anno della prima. L'ho trovato in una, come si dice, in una... È vero che Scendandi non è bellissimo comunque. Allora, io ho Scendano, vediamo se te lo faccio vedere. Sì. Qua invece ho la partitura, non so di che anno è. Io sulla partitura ho Scendanvi. Sì.
anche nel sonetto di Liszt, il vero sonetto di Petrarca non è esattamente lo stesso della pittura. Certo, ma anche lì, perché ci sono delle ragioni ortografiche, l'ortografia proto-italica, proto-italiana, nei manoscritti era una cosa, cioè tu nella poesia del 200 trovi i raddoppiamenti fonosintattici esplicitati, come li trovi in Leonardo, come li trovi, che poi ovviamente nelle trascrizioni moderne sono stati completamente omessi, e invece sono interessantissimi, sarebbe molto interessante avere almeno qualche stampa, qualche edizione moderna con un'ortografia fedele al testo a fronte, perché ti fa anche capire di più quello che io cerco di spiegare oggi, cioè come attraverso la scrittura si cercasse di tramandare la dizione. Invece l'ortografia moderna, soprattutto da quando c'è la televisione, cioè ci sono altre cose che tramandano la dizione, ma è comunque una dizione diversa. Invece l'ortografia empirica, proprio così sperimentale, dei primi notatori dell'italiano, conteneva proprio i dettami della dizione che io adesso sono costretta a reintrodurre, no? Quando così sarebbe molto interessante trovare le edizioni storiche abbastanza vecchie, ammesso che ve ne fossero, che conservassero l'ortografia originale. Sarebbe per esempio interessantissimo, non ti dico fino a che punto, averla della Divina Commedia, perché poi ma sta tutto là, capisci? Perché ha molto più senso tutto il discorso di voi che sapete, voi che intendete. Certo, sì. Sarebbe anche più intellegibile. Sarebbe più intellegibile, sarebbe più musicale, cioè avrebbe proprio il senso ultimo. Cioè, quando Maria Teresa parlava italiano a corte, che libri si leggeva, con quali trascrizioni? Cioè, come faceva a parlarlo correttamente l'italiano? E loro questo problema se lo dovevano porre in un tempo in cui la trasmissione orale dell'italiano registrata non c'era. Se lo dovevano porre il problema di lasciare il codice di interpretazione uditiva audio dello scritto che lasciavano. Quindi queste edizioni completamente epurate dal suono reale della lingua, che invece loro inserivano nei manoscritti, sono un po' un problema. Certo. In parte la musica sopperisce, cioè la notazione musicale è andata a... perché tu capisci che il compositore sottolinea il modo di pronunciare con quella... però lo devi sapere. Però lo devi sapere. Oggi soprattutto lo devi sapere. Però lo devi sapere. Se lo sai, leggendo ti torna, dici, ah, se non lo sai... No, non ti... no. È uno staccato fatto tanto per... Ok. Senti, ti va di fare una lettura ritmica? Tu lo stai facendo seguendo i 12 step? Sì. Più o meno, insomma, facendo... Sì. Ti va di farmi una lettura ritmica? Da cima a fondo? Come la stai facendo tu? Cioè, fammi sentire lo studio che hai fatto finora. Ti va? Ritmicamente precisa, perché se è precisa si capisce che stai avendo un botta e risposta con delle persone che ti stanno davanti e ti stanno nella loro testa rispondendo per le rime. Viendo al contado, viendo al contado, ok? Avete torto, avete torto, avete torto, ok? E quindi diventa anche lì più... Quando c'è un sedicesimo in levare, nei tempi particolarmente presti si può fare anche sul già dalle crome, però se c'è un sedicesimo in un trentaduesimo che viene da un puntato, che sia legato ad altra nota o che venga da pausa, certo, perché bisogna arrivare su fine, devi arrivare su fine per tempo e devi far sentire esattamente il ritmo. Allora, o sei per far sentire la E aperta col raddoppiamento, o lo devi allargare, e quindi faresti come hai teso a fare prima, cioè è fine, ma non è è fine, è fine. Astuto, che dà molto più l'idea, capito, della sottigliezza. Però se lo devi fare a tempo, la E aperta non ci sta più, proprio perché la E aperta prende più spazio e più tempo, quindi la riduci a schwa, favorendo peraltro il raddoppiamento fonosintattico. Quindi quello che al rallentatore tu davvero farai è uff. Fine, astuto, fine,
astuto, astuto. E anche quella sarà una schwa, sarà intonata, cioè il re lo accennerai, ma non ti interessa più che accennarlo. Avete torto, da 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 da. Astuto. Perché ti serve f-st. Già nell'inventario delle consonanti, la f della finezza e la st dell'astuzia già sono queste, già sono dei sibili di genio, già sono delle sibilanti che ci fanno capire, che ci fanno vedere più che capire la finezza del personaggio. Quello è un genio, ma che ne sapete voi? Che quello è un genio. Fine, astuto, ogni malizia di leggi e codici. Cioè, il sedicesimo in levare. La regola è il sedicesimo in levare diventa schwa. Yes. In particolare se abbinato il raddoppiamento. Ogni mali, ogni mali. Qui hai gn, quindi hai una doppia consonante perché lei hai la gn in ogni. E dopo ogni si raddoppia obbligatoriamente. Noi in italiano diciamo ogni malizia come ogni santi, ogni è una di quelle parole dopo cui si raddoppia. Quindi hai due cioè hai una doppia doppia in due sedicesimi. Ogni malizia ti leggi e codici. E se, ne va da sé che quel saltello al sol diventa molto più agile. Ogni malizia ti leggi e codici. Conosce sa. Ah? Quindi questo lavoro inseriscilo già nella schermata delle vocali. Tutte le... Esatto, tutte le note che corrispondono ai sedicesimi in levare, che corrisponderanno cantati ad una schwa, nella schermata delle vocali te li indichi già come schwa. Allora andiamo avanti applicando questo principio, perché in tutti gli schicchi. E io voglio che tu ti faccia questo sudoku nella testa per un paio di mesi, perché poi vedrai che tu andrai là solo a divertirti come un pazzo. Non dovrai fare niente, perché sarà tutto soltanto un pensare creativo. Che la prepara. Se invece devi andare lì a pensare, oh mio Dio, devo arrivare al sì in un sedicesimo e devo fare due i, Gianniski, e ci si chiantano tutti. Invece no, la tecnica non è quella, il segreto non è quello. Hai capito che sto dicendo? Sì. Vai, prova un po' a rileggerlo così. Più antifona come mood, legatissimo, sostituendo delle deliberate, chiare e identiche a se stesse schwa su tutti i sedicesimi, che poi sono tutti in levare, cioè se vedi non c'è, non credo che ci siano dei sedicesimi furbi gli illuminan di riso, no. Sui quelli in battere, per esempio su furbi gli illuminandi, quello in battere lo farai sentire perché ti serve il battere. I furbi gli illuminandi. Ok? Quindi, quando dovessero esserci sedicesimi in battere, la vocale la dici. Quindi non è una vocale sbrodolata, è una vocale, ed è una vocale, cioè, non è una tecnica che mi sono inventata io, e che noi italiani, quando parliamo veloce, parliamo così. Certo, eh sì. A Napoli poi, non te lo dico proprio. Sicuramente, ma in generale, per questo io lo dico sempre su Rossini, perché romagnoli, così, non senti ogni tanto, tutto il resto, cioè se tu ti prendi un video su YouTube qualsiasi, dove c'è qualcuno che parla molto veloce, pensa ad un personaggio televisivo che parla veloce, e metti la velocità a 0.25, che le senti proprio le vocali una ad una, sentirai che le vocali formate anche in una persona, in un attore, una persona con l'addizione perfetta, se sta parlando veloce le vocali formate sono solo le toniche, tutte le altre sono delle semi vocali, proprio perché devono badare alla globalità del fraseggio e si deve sentire la parabola, per l'appunto, la parola che è una parabola. Altrimenti diventa tutto uguale, tutto piatto. Quindi è una vocale precisa che tu devi individuare. Per così come, per così, per così, per così. Infatti ognuno quando lo fa lo fa. Esatto, che vuol dire che è storto. Non si capisce perché non ci mette una nota di regia e io lo trovo. L'ho trovato sempre indicativo di qualcosa, ma non so di che cosa. Anche perché oltre a tutti
i vedo non vedo del 300 italiano, che abbiamo detto, signor Giovanni, Boccaccio, tutte queste varie cose, sicuramente, visto il guccio e visti, ci sono tanti cammei contemporanei. Quindi, che ne so, capito, così come se usciva al bagaglino quello con le orecchie così, tu capivi che era Andreotti, magari per loro il nasone che pare un torracchione aveva una reference ovvia di qualche cosa che vatte la pesca. Manco qui mette una nota, quindi il torracchione, cioè, va bene, per così, per così, è così. Viandol cantado. Vergognato. Quello via e ta. Via ta. Viandol cantado. Bene. Che vuol dire? Esatto. Perché inizierai subito a sentire proprio la familiarità. Viandol cantado. Bene, vuol dire. Questo è un altro studio che parlato, che ti consiglio di fare, cioè questo stesso lavoro che stiamo facendo, poi te lo farai rendendo udibili solo i tactus. Sì. Viandado, bene, vuol dire. Basta, piccine. Basta con questo bie, grette piccine. Esatto. Quella basta con questo bie, basta con questo bie. Lì tutte e quattro te le secchi, va, perché anche se lo sta è imbattere, lo sta di basta è imbattere, sì, è una tona, quindi basta con questo bie, basta con questo bie, basta con questo bie, basta con questo bie, questo bie, grette piccine. Ed è incredibile come, nonostante tu abbia detto una schwa, io invece ho capito le parole e le ho capite meglio di come le avrei capite se tu avessi pronunciato tutta la vocale formata, perché diventa più realistico, quindi l'orecchio riesce a ricostruirsi meglio il significato della frase. Basta con questo bie, grette piccine. Esatto. Siccome diventano vocali tutte uguali, perché basta con queste, sarebbero tutte vocali diverse. Se invece ci metti solo la schwa e della stessa vocale, ti facilita il legato. Basta con queste. Basta con questo, grette piccine. Ok? E diventa leggerissimo, perché devi cantare una nota ogni tanto, letteralmente. Però diventa tutto molto più comprensibile, cioè la Via Lattea si fa di stelle che sono molto più splendenti del solito, e quindi poi quando devi cantare, le poche note che devi cantare sono splendide, riposate, agili, fresche, e rendono il triplo, insomma. Yes. Oh, qua sullo stornello ovviamente sto lavoro di schwa diventa tassativo. Frazzo, ma no, allora, qual è il tempo dello stornello? Oh, per me è molto veloce questo. Il tempo dello stornello da taverna di solo è pam 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 pam. Firenze come un albero fiorito. Andando in due o in quattro, allora? Andate in due. Firenze come un albero fiorito. Che piazza dei signori a bronca grande. Il motivo per cui tutti la fanno più lenta quest'aria è proprio questo, che non riescono a dire le parole a tempo e quindi devono portare un cantabile, eccetera. Invece se tu lo imbrocchi bene con le schwa, come deve essere, fai sentire solo quello che devi far sentire e hai immediatamente quest'idea rimbalzante, stornellante e anche baldanzosa di questo carattere giovane. Firenze come un albero fiorito, grazie dei signori a ranca grande. Ok. Ma le radici forse nuove a porta. Fammelo tutto da fra zico mena, fra zico mena bero fiori, fra zico mena bero fiori, frito. Che piazza dei signori a tronca fronde. A tronca fronde. Grazie dei signori a tronca fronde. Anche lì, siccome vieni dal sol, che piazza dei signori a tronca fronde. Lì ti servono più le consonanti delle vocali. Piazza dei signori a tronca fronde. Piazza dei signori a tronca fronde. Yeah. Ma le radici forse nuove. Ma le radici. Dalle convalli, giunti le feconde.
Ok, papà, le molle dalle stelle, salve un calagi, salve torri snelle. Bellarono prima di correre alla fuga. Come il tempo primo. Anche se qui si capisce già che, perché non lo rimette lo stornellando, qui si capisce che sei entrato in un altro mood. Sì. Sì. E allora anche nell'ambito della descrizione del corpo della donna Firenze e della donna Laura sei passato da un approccio più web baby, ok, un po' più appunto da taverna, da stornello, ad una parte invece più erotica, ma più raffinata, insomma, perché tutto quest'arno prima di correre alla foce, canta, baciano. Mentre me lo studiavo qualche tempo fa, ho avuto sto flash di che mi ha fatto vedere proprio, secondo me, un po' come lo intende, perché lui deve fare questa grande arringa. Allora, uno magari non lo apprezza del tutto come attore, eccetera, ma in questo è davvero insuperato. Hai presente certi sketch di Benigni? Quando fa, se non mi sbaglio, fa una cosa del genere, non lo vedo da quando è uscito, anche nella Vita è bella, quando fa l'elogio del corpo umano, che dice, ah, i ginocchi, ma voi avete mai visto dei ginocchi così belli, delle cose così... Sai quando lui fa queste cose esaltatissime che ti vuole descrivere la bellezza di qualcosa, no? Quando fa queste super arringhe, che ha questo modo di muoversi, di fare così. Ecco, qui secondo me è un po' una situazione del genere. Lui lo fa sia in maniera molto surreale, appunto, quando ti vuole dire guarda quanto è bello questo mouse, ma hai mai visto un mouse più bello di questo? Bla 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 bla. Allora, quindi qui, quando qua si dice l'arno, prima di correre alla foce, canta baciando, piazza del suo canto, è sì così dolce, sì sonoro, che a lui sono scesi i ruscelletti, cioè gli uccelli, questo canto dell'arno è così bello che ci scendono gli uccelli, ma vi rendete conto, cioè che va lì e quasi li abbraccia, li bacia, capito come fa col pubblico, con il coso, cioè diventa una cosa quasi coinvolgente. Mi è venuta sta scena di Benigni, perché evidentemente è molto fiorentino nel fare quello che fa, cioè nel... E non è il caso tempo si dineggia, infatti, tra l'altro. Forse non mi viene lo sketch ideale, però hai capito a quali sketch di Benigni mi sto riferendo. Sì, esatto. Sì. Cioè, quando lui trasumana, quando ti vuole descrivere la bellezza di qualche cosa, e lo può fare sia in maniera appunto grottesca, su cose triviali, sia in maniera molto aulica, quando appunto a volte lo ha fatto con Dante, lo ha fatto... sia nei film che in alcune occasioni mondane, insomma, non mi ricordo se agli Oscar ha fatto una roba del genere, ma ci siamo capiti. Sì, può essere, sempre. Esatto, perché è una cosa sua, quindi quella cosa che quando lui deve descrivere una cosa bella ti dice appunto, ma capisci, esatto. L'unghia del mignolo, della sua perfezione, e questa cosa tu lì un po' la devi fare, perché stai appunto, cioè tu stai dicendo... Gli uccelli sono morbosamente attratti dal canto dell'arno e devono scendere a cantarci insieme perché non resistono. Cioè, stiamo parlando di una cosa del genere, capito? Sì, okay. Sì. L'arno prima di correre alla foce, canta baciando piazza Santa Croce. Il suo canto è sì dolce, sì sonoro, che a lui sono scesi ruscelletti in coro. Corretto. Ok, quindi tanto per cominciare, noi abbiamo un fiume che non corre, ma canta. Esatto. E bacia. Cosa canta e bacia? No, nel senso, sono tutte sempre frasi riferibili alla poesia, al canto della canzone, capito? Alla rima baciata, eccetera. Rima baciata, certo. Quindi l'arno poeta, l'arno canta e bacia, e un canto sì dolce e sì sonoro. Scendono gli occhi in arti e scienze, a far più ricca. A far più ricca. Ah, sì. Cioè lì devi proprio... trovarti delle scorciatoie dirette, capito? Cioè, più ricca. Qui l'ortografia ti frega. Per questo hai bisogno di quella griglia di vocali. A far più ricca, splendida Firenze.
bravo. E di balza giù dal castello, e di balza giù dal bella torre bella, e venga giotto, e venga giotto dal gel silvoso, il medici mercante coraggioso. Basta con gli odi gretti coi ricchi, viva la gente nuova e già mischi. Esatto, basta con gli odi gretti coi... Lo sentirai tu cantando, fatti la griglia, poi ristudiatela sulla griglia con questo criterio. E fai sì che sia sempre la stessa vocale da tenere legata, sempre negli stessi posti e tra gli stessi posti, per creare delle scorciatoie dirette, perché voglio dire, questa farraginosità e anche solo questa grande quantità di testo a livello proprio chilometrico, no? Non metrico ma chilometrico, diventa molto farraginosa, invece non ti deve stare tra le balle quando canti, perciò a te serve andare alla struttura e capire come collegare delle parti essenziali per magnificare la voce e magnificare anche i concetti, gli aspetti pittorici, senza rimanerci incastrato nell'ortografia, nella quantità di parole, nella farraginosità dell'ortografia, eccetera. Ok? Chiaro? Cosa c'è da fare? Yes. Benissimo. Va bene. Un bacione. Ciao, grazie a te.